tu giochi come il Chievo Verona, tranquillamente rischi di perdere 1-0 anziché 4-0. Cioè, io capisco che il Napoli è la squadra più in forma del campionato, al momento è la squadra più forte, quello che vi pare, ma se tu giochi per lo 0-0, un conto è dici gioco per lo 0-0 con una logica, un conto gioco per lo 0-0 facendo un catenaccio indietro senza una logica, così no, così il gol lo prendi, così il gol lo prendi, perché a una certa non riesci a reggere la pressione, a una certa anche Smalling, il più colossale, fatica a contenere un giocatore, o no? O mi sbaglio, va bene giocare di contenimento, ma così banalmente no. Cioè io oggi, ragazzi miei, fossi uno che, non lo so, non vuole fare niente ma vuole lavorare per il contratto, avrei fatto il portiere del Napoli o tantomeno l'attaccante della Roma. Semplicemente sto laggiù, tanto la palla non mi arriva, che devo fare? O il portiere, tanto non mi fanno tiro in porta, pio i milioni, non faccio niente per 90 minuti, amen. Raga, non puoi giocare, va bene la grinta, ho letto commenti su Instagram, ok la grinta, va bene la grinta ma non basta, ma non è grinta questa, non è grinta, non è grinta, questa è paura, non è grinta. Va bene, ci siamo difesi bene perché abbiamo una grande difesa, perché siamo forti in fase di contenimento, ma Napoli è forte se tu giochi con la paura, perché questo è giocare con la paura, ragazzi. Non facciamoci illudere, non passasse il messaggio, beh, peccato, è stata una partita bloccata perché ci abbiamo messo la grinta. Cavolate, sono cavolate. La partita è stata bloccata perché ci siamo chiusi e basta. E basta, nel primo tempo siamo partiti meglio noi perché avevamo fatto quel possesso palla sterile, gli strappi di Zaniolo che è l'unico che ha provato a dare quell'impronta, quello sprint in più. Ma noi non riusciamo a... cioè, i nostri passaggi nel giro palla erano tra portiere Mancini Bagnes, portiere Mancini Bagnes Smalling. Non è questo il possesso palla, ma che cazzo stavamo a fare? Perché non riusciamo ad uscire palla al piede col fraseggio al centrocampo e sempre a cercare la palla avanti perché non riuscivate a portare avanti un possesso di palla? Ma ragazzi, ma questa è grinta! Questa non è grinta! Mi dispiace! Va bene, io che ho detto, testimone Mrs. Biadi, la mia ragazza che sta lì sul letto a godere, testimone lei e tutti i miei colleghi al lavoro, dicevano tutti che questa partita al Napoli vi distrugge, finisce 4-0. Io ho detto no, questa partita finisce o 0-1 o 1-1, ipsi ed ixit, perché non sbaglio mai quando parlo di queste cose. Così è stata, perché? Perché sapevo che la Roma avrebbe affrontato questa partita in questa maniera, che non è sbagliato. Cioè ragazzi, non fraintendetemi, non è sbagliato andare contro un Napoli super offensivo e giocarla di testa di contenimento. Ma qui non è stata usata la testa, come ho già detto. Va bene essere accorto dietro, che però... un minimo di fase offensiva me la devi portare avanti. Devi essere in grado perlomeno di saltarmi in centrocampo con la palla. Questo non siamo stati in grado di farlo. Semplicemente questo. Cioè il Napoli, cioè, non è che dici è riuscito chissà quanto a essere pericoloso, perché alla fine, cioè, con la Raschelia l'abbiamo contenuto molto bene, perché non possiamo dire niente alla prestazione e alla solidità difensiva della Roma. Però ragazzi, se non giochi, se non giochi a pallone, abbiamo messo un pullman e basta. Ripeto, è stato anche Chievo Verona. Anche Chievo Verona ebbe tempo con quel catenaccio. Questa è stata la partita di oggi. Cioè, che cambiava per vincere, perdere 0-1 o 4-0? Niente. Allora, un minimo provamoci. Non è che segna il Napoli, tutti in fondo, stava a fare un mondialito, tutti giù che la do lunga, poi che la pia. Non funziona così il calcio, ragazzi. Non funziona così il calcio. Vabbè, giustamente i napoletani mostrano al settimo cielo. Io vi dico, non esaltatevi, che anche l'anno scorso eravate partiti così. Io parlo della realtà, quindi occhio a non essere un fuoco di paglia. Nel senso, il Champions, sì, dei pretendenti ne che ci stanno, il Napoli è molto forte, però dico, non ve casate, inutile, con calma, nel senso. No, ragazzi, io c'è tanto da lavorare. Bisogna davanti, raga, famo pena. Cioè, pochi cavoli, davanti famo pena. Facciamo ridere senza Dybala in campo. Facciamo ridere. Non abbiamo un minimo di gioco offensivo senza Dybala. Gli attaccanti non riescono ad avere pallone. Gli attaccanti non riescono ad avere pallone. Pensa un po' che italiano sta a tirare fuori. Non manco si propongono, manco c'è buona sterilità. Abraham poteva benissimo quel tiro storto il primo tempo, poteva benissimo giocarla meglio. Il rigore giustamente non concesso al Nau. Però non va bene, non va bene così. Poi Karsdorp nel finale va a volere piaccare la vocciata dell'arbitro, ma per fare che tutte scenate, ma... non serve a niente, non serve a niente.